Allora, grazie all'amica Rosalba con la quale da tempo abbiamo iniziato questo percorso progettuale legato all'Eros, grazie alla collega Ornella Falco che già a suo tempo aveva iniziato questo percorso insieme a noi. Saluto l'onorevole Gianluca Cantalamessa che ci gratifica della sua presenza e come dire, dà un segnale importante di collegamento tra la politica e la cultura. Ringrazio altresì ovviamente Codacons con il suo presidente e l'avvocato Carlo Rienzi per il sostegno a questa iniziativa e in sostanza voglio anche ringraziare naturalmente la presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, per aver patrocinato e sostenuto questa iniziativa. Di cosa si tratta? Si tratta oggi di una riflessione sul tema dell'amore non violento nell'antica Roma e in generale una riflessione su tutte le tipologie di amore non violento e sulla necessità di preservare naturalmente i valori della persona, non dico della donna, parlo della persona. In secondo luogo si tratta di dire che il Museo Archeologico Nazionale, che per suo statuto vuole essere attore nel sociale e nella cultura, ha sposato questa iniziativa che prevede in sostanza la programmazione, la realizzazione di una mostra a Roma intorno alla fine di ottobre con la curatela di Vittorio Sgarbi dedicata appunto a questo tema, l'amore non violento. E guardate che questo è un tema molto complesso perché spesso ci sono due rischi. Il primo di banalizzare il tema. L'editoria è piena, voglio dire, di pubblicazioni legate per esempio ai postriboli di Pompei, al nostro gabinetto segreto, approcciando questo tema nella forma più banale, diciamo così. Invece, la prima riflessione è quella che sull'Eros antico ha gravato molto l'avvento del cristianesimo, che ha portato una serie di tabù e che in qualche modo ha fatto percepire come peccaminose situazioni che invece in qualche modo facevano parte della quotidianità. Pensiamo per esempio alle tante case pompeiane, noi abbiamo alcuni affreschi staccati ed esposti nel gabinetto segreto, dove si vedono dei priapi, diciamo così, che in qualche modo incitano alla buona salute, alla floridità della famiglia e che oggi sarebbero considerate delle immagini pornografiche. Già questo, come dire, no? Dà l'idea di quanto è lontano il nostro concetto di Eros da quello del mondo antico. E tuttavia non dobbiamo dimenticarci che anche nel mondo antico c'è stato una serie di, come dire, episodi mitici o reali di forte violenza. Ne cito alcuni, diciamo così. Pensate ad Agamennone che sta per partire per la spedizione contro la città di Troia e decide di sacrificare la figlia Ifigenia, e lì c'era un amore padre-figlia, per diciamo così, la buona riuscita della spedizione. Quello è un amore, diciamo, contrastato e che viene assoggettato ad una sorta di valore secondo il padre più grande. Pensiamo invece al ritorno, diciamo così, dalla città di Troia, quando Clitennestra decide di uccidere Menelao e quindi, come dire, un amore, in questo caso ribaltato con una sorta di progetto premeditato da parte della moglie. Ma i casi sono tantissimi. Pensiamo per esempio invece ad un amore tragico che ha ispirato tantissima letteratura e poi anche diciamo così, il teatro, la musica. Pensiamo per esempio a Cleopatra e Antonio, che sono stati, come dire, alla fine due, diciamo così, protagonisti che si sono scagliati contro Ottaviano e hanno cercato di contrapporre un mondo orientale, un impero d'Oriente, contro Augusto che si rifaceva, diciamo così,
al tema dell'impero d'Occidente. E pensiamo a quello che succedeva nell'antica Roma, quando effettivamente tante donne, tante schiave erano asservite, diciamo così, alle élite latine e romane sotto tutti i punti di vista. Allora la mostra cercherà di in qualche modo partire da un'analisi in qualche modo impietosa di come era la situazione nel mondo antico. Io ci tengo a dire sempre che il mondo antico non è l'età dell'oro. Nel mondo antico si è sofferto, ci sono stati soprusi e ci sono voluti migliaia e migliaia di anni di storia per poter conquistare certi diritti. Però cercheremo anche di quel mondo antico di enucleare quello che di bello era stato creato, quello che, come dire, di tabù era stato superato e quindi, come dire, utilizzare questa, diciamo così, eredità del passato per poter educare i nostri giovani ad una apertura mentale sempre più alta e sempre più ampia rispetto, diciamo così, alla loro educazione sessuale. Noi speriamo che sia visitata la mostra da tantissime scuole, perché il messaggio va in primis agli adulti, ma soprattutto ha una funzione estremamente educativa e spero anche in parte salvifica. Quindi buon lavoro a tutti. Vorrei, prima di dare a Pasquale Esposito la direzione dei lavori, dire una parola intanto sul direttore. Dov'è? Ah, non lo vedevo più. Sul direttore, che è stato molto coraggioso, guardate. Perché fare una mostra, autorizzare, fare, aiutare a fare una mostra, e i suoi collaboratrici ovviamente che lui ha citato, e ci voleva un bel coraggio. Devo dire che noi, quando siamo andati al Ministero della Pubblica Istruzione, la precedente, non l'attuale perché poi vi dirò, lì si sono spaventatissimi, hanno detto no, non ci fate queste proposte, che noi non abbiamo sto coraggio, eccetera, eccetera. Ecco, devo dire anche quindi una battuta politica, anche se io sono assolutamente apartitico, sul fatto che questo governo attuale ha un'attenzione diversa da quello precedente. Immaginate, cioè come se ci fosse una vera ricerca di competenze. Quando c'è stato il problema dell'Ilva, il vicepresidente, il Ministero del Lavoro, il Ministro del Lavoro Di Maio ci ha convocato immediatamente, perché sa che noi l'Ilva la stiamo seguendo per tutti i malati, i moribondi che ci sono a Taranto, eccetera, e ha voluto da noi un aiuto. Domani io incontro la mattina il Ministro della Pubblica Istruzione, come dicevo all'onorevole Cantalamessa, e mi auguro che capisca l'importanza proprio di far venire quante più scuolaresche possibile. Poi basta dare delle indicazioni, una direttiva, una convenzione con i direttori regionali per poter attivare questo percorso, altrimenti la mostra non ha grande effetto. E domani pomeriggio, guarda caso stesso giorno, incontro il Ministro dei Beni Culturali, al quale sottoporremo l'importanza di queste nuove tecnologie per portare l'arte dappertutto, perché è inutile che teniamo i bronzi di Riace a Reggio Calabria quando nessuno ci arriva, insomma, è chiaro, no? Allora facciamo delle riproduzioni che non costano poi granché, poi vedrete, costano pochissimo, di queste opere, e portiamole in giro in modo che si possa capire e vedere anche questi dettagli che a volte non si vedono nell'opera originale. Qui veramente il dettaglio importante manca, caro Remi, che è quello della fune, della corda con cui sono legati i capelli della concubina per fare lo strascino, quello che a Napoli si chiama lo strascino, cioè la violenza, la punizione della concubina ad opera, morto l'amante, il padre di famiglia, ad opera della moglie tradita e dei due figli. Quindi andiamo avanti su questa strada, speriamo che ci sia veramente una maggiore apertura da parte di questa politica, e quindi direi, vogliamo dare a Cantalamessa il microfono. Buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito. Io chiaramente non mi permetto di parlare di arte perché sono un dottore commercialista, esperto in finanza internazionale, capogruppo in commissione giustizia, per cui posso parlare di poco e di alto, non certo di cultura e di arte. Era un dovere però accettare l'invito dell'amico Carlo Rienzi e di Rosalba Placido,
perché io credo che la politica, se non torna ad ascoltare molto velocemente, io credo che da dopo Tangentopoli in questo paese sia stato commesso un errore. Abbiamo buttato il bambino con l'acqua sporca, l'acqua sporca si è riformata e non abbiamo più il bambino. La politica negli ultimi 20 anni non ha ascoltato più, in linea di massima, tranne poche eccezioni. Il sistema politica si è staccato dal mondo produttivo, dal mondo della cultura, dal mondo delle famiglie e i danni sono sotto gli occhi di tutti. Io mi auguro che questa terza fase della Repubblica sia una fase comunque che torni ad ascoltare e per chi vive al sud, per chi si rende conto che la cultura è il primo asset del nostro paese, è doveroso stare qui da parte mia ad ascoltare ed è chiaro che mi farò portavoce sia con il ministro dell'istruzione Marco Bussetti, sia Carlo, se dovesse servire, con il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni, di portare avanti questa iniziativa e tante altre. A noi politica il compito quindi di ascoltare e soprattutto di fermare uno scempio che sta avvenendo nel nostro paese. Io do solo, non c'entrano lo spread, non c'entrano altre cose, ci sono due dati fondamentali che danno il termometro del nostro paese: le nascite e i ragazzi che vanno fuori da questo paese. 458.000 nascite nel 2017 è il dato più basso dal 1948 ad oggi. 145.000 ragazzi sono andati via l'anno scorso e fa pensare, quando uno poi attraversa le aule di questo museo, dice perché questi non, i figli non si fanno figli, piuttosto che perché per altri ragazzi i nostri figli devono andare via. Nella migliore delle ipotesi ognuno di noi sogna un sogno contro la natura, che è quello di vedere i nostri figli il più lontano possibile da noi pur di vederli contenti. Proprio per questo, perché si è rotta una relazione sana tra politica e mondo reale, noi cerchiamo di riprodurla partendo da un presupposto: l'Italia non riparte, paghiamo 120 miliardi di interessi all'anno, semplicemente perché non vuole il creditore. Perché quando l'Italia paga 1.800 miliardi di interesse in 15 anni, cioè noi in 15 anni abbiamo pagato solo di interesse l'ammontare del debito pubblico, chi è che ha interesse a che non riparta l'Italia è il creditore. Quindi noi dobbiamo provare a ridiscutere determinate regole, non so se ci riusciremo. Una cosa è certa, che i nostri padri, i nostri nonni, i nostri avi ci hanno lasciato un tesoro che abbiamo fatto cadere nella polvere. Il nostro dovere è provare a prendere quel tesoro, raccoglierlo, ripulirlo e cercarlo di passarlo ai nostri figli. Tutto qua, grazie. Buongiorno a tutti. Il tema, come ha illustrato già il direttore del MAN, Paolo Giulierini, è di estrema attualità, anche se affonda le radici in un passato illustre. Ci sono varie implicazioni nella trattazione di questo argomento. Noi partiamo con il pretesto, in senso positivo, di una mostra per parlare di come agganciare lo sviluppo del costume, della mentalità, probabilmente dei soli uomini, ma non credo che sia un fenomeno che riguardi solo l'universo maschile, per risolvere in qualche modo, per migliorare la relazione tra le persone, bandendo finalmente, sarebbe ora, il fenomeno della violenza, questa escrescenza sociale che diventa escrescenza criminale, molto subdola perché si manifesta come se fosse una cosa normale, e normale non è. E il primo a parlare in scaletta è l'avvocato Rienzi, al quale va, ha già parlato, ma credo che non ha battuta, saranno 10 battute, però va bene lo stesso. No, io poi preferisco sempre commentare, perché ho già detto, sia parlando del coraggio del direttore, sia parlando della nuova tendenza della politica, quella che è il nostro desiderio, cioè quello di portare finalmente dei messaggi e dei contenuti che partono dal basso, che decidiamo come cittadini, come consumatori, con delle indagini che facciamo continuamente di mercato su quello di cui hanno bisogno i cittadini,
portarle alle autorità che poi devono capirne l'importanza e sposarle, diciamo così. Qui abbiamo avuto una direttrice del Dipartimento, una responsabile del Dipartimento delle Pari Opportunità molto sensibile, la voglio nominare, Giovanna Boda, che ha detto, tra l'altro sta al Ministero della Pubblica Istruzione, quindi domani penso che la incontreremo anche lì, che è stata molto brava, anche se qui c'è stata una commissione che ha analizzato un sacco di progetti, quindi il progetto è stato vagliato da una commissione di persone competenti. Spero che venga recepito bene, spero che, a parte le solite battute che ci saranno, ecco, portano l'erotismo nelle scuole, no? Cioè, che la gente poi no, comune ha questa paura, che non capirà facilmente l'importanza. Importante sarà il ruolo delle psicologhe, quindi abbiamo qui Florinda Maione che ci deve aiutare con il suo gruppo di psicologhe, lei dirige questa struttura importante contro le dipendenze, no? Che ormai le malattie psicologiche sono quasi tutte le dipendenze, poi ci sono le nuove dipendenze, adesso abbiamo quelle da cellulare, da tablet, quindi, pornografia, gioco d'azzardo, sesso, e c'è lo shopping quello compulsivo, no? E così via. Quindi chissà se io mi facessi, diciamo, alzi la mano uno dei presenti che non ha almeno un inizio di dipendenza da una di queste dipendenze. Non lo facciamo il gioco, perché sennò non alza nessuno la mano. Volevo fare un piccolo cenno storico prima di cominciare con l'arte attraverso la fotografia. È facile immaginare come nei primi anni dell'Ottocento la fotografia abbia suscitato una reazione di grande meraviglia e curiosità fra le persone che si affollavano nelle piazze per assistere alle dimostrazioni del nuovo procedimento. Quello che maggiormente sorprendeva era il fatto che quelle riproduzioni e quei piccoli contenitori di mondo, sebbene ancora grezzi e piuttosto macchinosi nella loro realizzazione, riuscivano a presentare la realtà così come questa si palesava, con un grado di fedeltà tale da distinguere chiaramente tutti i particolari. Il perfezionamento qualitativo raggiunto negli anni aprì le porte a un connubio di natura più scientifica fra le due parti e la riproduzione di opere d'arte divenne a quel punto fondamentale. Si intuì infatti la potenzialità della divulgazione. Se prima erano poche le possibilità di ammirare un affresco rinascimentale, dall'avvento della fotografia in poi è stato possibile sfogliare un catalogo di intere collezioni d'autore. Una maggiore fruibilità dell'arte infatti significa anche la possibilità di diffondere e farla conoscere al grande pubblico. Nel ripercorrere il rapporto fra arte e fotografia e le funzioni di promozione, con un pubblico sempre più esigente, diviene fondamentale trovare soluzioni innovative, capaci di attrarre l'attenzione. Ecco perché si tende naturalmente ad applicare le nuove tecnologie utili ad esaltare le opere esposte. La possibilità, infatti, di inserire contenuti virtuali, aree interattive e multimediali permette senza dubbio una divulgazione più attenta e mirata della cultura e una maggiore dell'arte. Sia tutto così. O perché? L'evoluzione dell'immagine, la evoluzione tridimensionale, la nostra tecnologia classica permette di osservare un'immagine tridimensionale, lo stereoscopio o gli occhialini. E il supporto è munito di un sistema apposito, in caso una lampada fatta da una serie di lenti chiamata rete che provvede da sé a restituire l'effetto volumetrico. Questa rete permette a ciascun occhio un'immagine differente che il cervello ricostruisce come unica e in questo modo in rilievo.
Nel secolo scorso e anche prima, Leonardo da Vinci realizzava disegni stereoscopici, sebbene due punti di vista fossero sufficienti a rendere questa percezione, Maurice Bonnet, pioniere della fotografia tridimensionale negli anni 30, aveva spinto la moltiplicazione dei punti di vista per ottenere un effetto di scorrimento continuo e simultaneo. Oggi, per realizzare una foto come quella che potete vedere, è necessario effettuare 60 scatti. Senza l'adeguato supporto tecnologico non sarebbe possibile garantire quell'effetto. Senza la risoluzione delle fotocamere e degli strumenti adottati in fase di ripresa, senza la potenza di software e computer, senza la precisione delle stampe e la meticolosità con cui si portano a termine tutti i processi di post-produzione, non si potrebbe verificare un risultato come quello che abbiamo ottenuto. Alla ricerca della mostra impossibile, il nostro obiettivo è di proporre opere d'arte attraverso innovativi supporti visivi tridimensionali, come foto e video, ovviamente senza l'uso di occhiali, al fine di avvicinare e far scoprire al pubblico il patrimonio storico-artistico della nostra civilizzazione, dall'antichità ai giorni nostri, organizzando mostre tematiche itineranti e di respiro internazionale. Per evento espositivo o mostra si intende una manifestazione che, nell'ambito di un determinato contesto spazio-temporale, rende fruibile al pubblico, in forma transitoria o permanente, opere d'arte e architettoniche, con finalità divulgative, scientifiche, didattiche o promozionali. Questa è la sfida che ci siamo posti e che abbiamo deciso di affrontare fondendo arte e tecnologia, passione e ricerca, creatività, tecnica, in un legame indissolubile capace di generare contesti ad alto impatto emozionale e di fedele riproduzione delle opere. Una mostra che, liberata da vincoli legali, fisici e logistici, come avviene in una mostra classica, può essere esposta in qualunque luogo pubblico o privato, di giorno o di notte, adattabile alla struttura ospitante e realizzata su misura per un pubblico specifico. Ecco allora che la mostra impossibile diventa possibile. Ho quasi finito. L'opera simbolo di questo evento è il Toro Farnese che abbiamo contestualizzato nella sua sede d'origine, le Terme di Caracalla. Fa parte delle 12 fotografie di sculture e reperti ripresi in questo museo. Saranno tutte allestite all'interno di totem autoportanti retroilluminati, cercando di ambientarle nel loro contesto originario, che sia romano o pompeiano. Per nutrire la vostra curiosità, vi anticipo un secondo soggetto. La conosciamo tutti, è un gioiello dell'arte antica. La Venere in bikini sarà rappresentata in un formato XL, infatti misurerà 1,80 m. E vi confermo che è realmente un altro modo di svelare, di contemplare, di ammirare questa scultura. È in questo modo che il pubblico scoprirà una parte piccola ma significativa delle meraviglie esposte in questo museo e sarà un ottimo biglietto di invito per nuovi visitatori. Ma in primis questa mostra permetterà di introdurre l'argomento sulla non violenza, servirà di scenografia a proficui dibattiti con gli allievi delle scuole che parteciperanno, aiuterà anche gli psicologi ad illustrare e argomentare il tema che la dottoressa Maione a breve vi illustrerà. In conclusione, possiamo dire che l'arte e la storia, con il supporto della nostra tecnologia, insieme alle sue applicazioni, favoriscono la comprensione, la consapevolezza e la conoscenza. Siamo sicuri che servirà ad esempio per altre iniziative. Il nostro desiderio è trasformare il pubblico in visitatori e ogni luogo in spazio espositivo. Viva il 3D! Grazie. Non so perché Remi ha omesso di ricordare una grande iniziativa che abbiamo in corso con una convenzione già col Ministero dei Beni Culturali, che è quella di riprodurre le opere distrutte dal terremoto nelle aree terremotate e farne oggetto di raccolta di fondi per il loro restauro e recupero. Questo non l'hai detto. È grave questo. Vabbè, però è una cosa importante perché abbiamo già una convenzione firmata col Ministero, qui domani andremo all'incontro, ed è molto importante perché l'abbiamo fatta perché lì si è persa l'identità,
in quei territori, perché le chiese sono crollate, le Madonne non si trovano più, i Cristi, eccetera, eccetera. E c'è un Cristo che abbiamo già fatto, ha fatto Remi, che è esposto allo stadio di Domiziano, all'area archeologica dello stadio di Domiziano, che rappresenta questo, non solo perché Monte dei Paschi di Siena ha finanziato altre 15 opere del terremoto che gireranno, perché la cosa importante è questa, che questi, diciamo, musei virtuali possono girare in tutto il mondo, questo è l'importante. Quindi l'arte, che è uno dei patrimoni fondamentali del nostro paese, si diffonde in tutto il mondo attraverso queste tecnologie. Grazie, sì, io ho il privilegio di presiedere appunto il gruppo tematico Cultura e Sviluppo che il Presidente Boccia ha voluto inserire mandato in Confindustria, che lavora essenzialmente intorno a, intanto dei temi di consapevolezza, cioè consapevolezza interna al sistema delle imprese italiane e ovviamente nella società in cui ci muoviamo, consci del fatto che gran parte del vantaggio competitivo che prodotti e servizi delle imprese italiane hanno sui mercati globali è figlio della capacità di includere i valori del patrimonio, i valori della cultura del nostro paese. Vale per i cosiddetti prodotti del bello e ben fatto, ma vale anche per i macchinari, vale evidentemente per l'agricoltura, eccetera. E dall'altro lato, consci di quanto il valore della cultura e dell'educazione sia un elemento identitario di qualità della vita, un collante sociale fondamentale perché ci siano dei territori sani e sappiamo bene che l'impresa, un'impresa sana prospera laddove ci sono dei territori sani. In questo senso io devo dire, confesso un po' meno ottimista di alcuni interventi che mi hanno preceduto sul fatto che stiamo attraversando un momento nel quale c'è uno scatto di consapevolezza, uno scatto per il quale certi valori di cultura e di ascolto hanno più come dire, successo di quanto non ne abbiano avuti in passato. Io ammetto che ho la percezione di vivere al contrario in una società nella quale la semplificazione, l'ossificazione quasi della realtà, delle differenze si sta di molto radicalizzando rispetto al tema che è tipicamente dei valori culturali, che è quello dell'analisi, dell'inclusione, della capacità di cogliere non nella semplificazione ma nella magnifica complessità dei singoli, delle culture, delle manifestazioni che i singoli riescono a fare in campo culturale, invece un vero valore. Noi oggi viviamo, ritengo, in un mondo che dialoga per slogan. Mi permetto di dire, anche prima abbiamo avuto un esempio, perché lo slogan di dire che sono i creditori dell'Italia, quindi immagino delle democrazie plutocratiche che stanno in giro per l'Europa, che non vogliono la crescita dell'Italia, mi sembra francamente un eccellente slogan politico che anche paga, ma una dichiarazione dai limitatissimi contenuti di senso della realtà, di senso della responsabilità nei confronti dei cittadini, per i quali, come dire, bisogna, come giustamente diceva l'avvocato Renzi, suscitare un maggiore ascolto che manca, ma c'è una profonda responsabilità di come questo ascolto matura e di come riesco a dare gli strumenti perché le persone possano effettivamente capire, distinguere e non solamente ragionare e contrapporsi per slogan. In questo senso quindi io credo che la missione fondamentale, ebbene trovo ci sia un grosso valore in dell'operazione che avete promosso, del educare al contraddittorio, nel dare gli strumenti di contraddittorio, dare strumenti che sono essenzialmente di conoscenza, di comprensione, di saper distinguere e evitare le facili espressioni, tabù e slogan, invece da quello che è un confronto che arricchisce entrambi. E credo che questo elemento di lavorare sul dare strumenti, di confrontarsi con l'altro sia straordinariamente un'urgenza sociale e civile in generale per il Paese, che lo sia in particolare nei temi che riguardano anche la violenza sulle donne, perché ritengo che come dire, probabilmente molti dei fenomeni gravissimi di violenza, di recrudescenza di violenza, di aumento della violenza, sono anche legati dalla incapacità a confrontarsi
come intanto con se stessi, ma confrontarsi anche con la donna rispetto a delle situazioni, come dire, più complicate o che non rispondono a quelle che sono i nostri desiderati. E in questo senso mi piaceva concludere questo breve intervento con una, trovo, splendida frase di Peppino Impastato, che dice che se si insegnasse la bellezza alla gente, la si formerebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. Ed è per questo che bisogna educare le persone alla bellezza, perché uomini e donne non si insinui più l'abitudine alla rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore, che è l'unica grande benzina che ci rende liberi, degni di libero arbitrio, capaci di fare impresa, capaci di costruirsi autonomamente il nostro sviluppo in autonomia, senza bisogno di qualcuno che ci guida la strada, perché ce la sappiamo insegnare anche da soli. Grazie. Mi deve solo soddisfare una mia curiosità. La sigla SIPAC a cosa corrisponde? Allora, Società Italiana di Intervento sulle Patologie Compulsive, e io in questo caso rappresento il presidente di questa Società Italiana di Intervento sulle Patologie Compulsive, SIPAC, e io sono il presidente della sede di Roma. Ecco, quando insieme al Codacons abbiamo risposto al bando del Dipartimento delle Pari Opportunità, intanto abbiamo utilizzato un titolo che è in parte provocatorio, e appunto l'amore non violento nell'antica Roma, perché come è stato detto in realtà di violenza ce n'era. E diciamo, quello che abbiamo immaginato è di utilizzare l'arte per mettere sotto i riflettori una tematica così importante come quella proprio della violenza di genere, quindi utilizzare l'arte, utilizzare una mostra come momento culturale che però ha una fortissima ricaduta sociale. Quindi un momento culturale che non solo ha l'obiettivo di ha come obiettivi la conoscenza, anche la divulgazione di questa nuova forma d'arte che è portata dal fotografo Remy, ma soprattutto l'obiettivo principale di sensibilizzare rispetto a questa tematica attualissima che è la violenza sulle donne. In realtà, preparando il progetto, come è stato già detto, noi ci siamo immaginati un percorso che possa avere obiettivi più ampi, cioè che possa essere di contrasto e di prevenzione per qualsiasi forma di violenza possa manifestarsi, quindi ad esempio anche il bullismo, eccetera. Questo perché l'idea di base è proprio che l'arte è uno strumento di dialogo senza filtri, che le opere d'arte in sé hanno un valore espressivo che è in grado di raggiungere profondità interiori che in realtà nessun'altra forma di comunicazione, per quanto più diretta, può raggiungere. Diciamo, il bando richiedeva nello specifico però la prevenzione sulla violenza alle donne. In realtà quello che va detto è che ogni giorno la cronaca ci racconta delle storie drammatiche di violenza, ma ancora oggi la vittima statisticamente più colpita rimane purtroppo la donna. Tra gli obiettivi del progetto quindi ci siamo proprio immaginati di raccontare alcuni aspetti del mondo femminile nella nostra storia fino ad arrivare ad oggi. Questo per capire quanto, ad esempio, della considerazione dello status, del modo di amare, del mondo affettivo e sessuale della donna in una società come quella romana ci appartiene ancora oggi e quanto invece ci siamo distanziati. In linea generale, ad esempio, per quanto riguarda la sessualità nell'antica Roma possiamo parlare di un modo più libero, no, di vivere la sessualità. E, è stato già detto, quindi cioè, non essendoci il peso del cristianesimo, quindi un modo senza pregiudizi e più libero. In realtà bisognerà poi tener conto di tutta una serie di fattori che influivano. L'amore è considerato un dono degli dèi e quindi bisognava sì goderne in tutti quelli che erano gli aspetti, ma bisogna considerare anche che si viveva molto meno, bisogna considerare che c'era la guerra, bisogna considerare che c'era l'assenza di un al di là che in qualche modo potesse ripagare, e per cui tutti
tutti i piaceri erano piaceri che venivano collocati nella quotidianità. Ora, è proprio tenendo conto di questi fattori, quindi, che ci immaginiamo si debba avvicinare ad affreschi che riprendono, ci mostrano scene esplicite di sesso, oppure opere d'arte che ci mostrano l'amore nella sua fisicità. Ed è per questo quindi che tutto il percorso fotografico, tutta la mostra è affiancata da seminari che in qualche modo permettono di leggere, di guardare quelle opere con una sorta di interpretazione psicologica, dando quindi un significato e collocandoli nel giusto contesto e nella giusta dimensione. I laboratori inoltre avranno come tematica e come filo conduttore proprio la prevenzione della violenza sulla donna. Concluderei dicendo, ecco, per riprendere il discorso della bellezza, ci siamo immaginati che educare alla bellezza, al sentimento della cultura e dell'arte rappresenti proprio una forma di prevenzione alla violenza di genere e più in generale alla deriva violenta della società. Grazie. Dalla psicologia passiamo alle neuroscienze. Chiamo il dottor Serpelloni. Vi ho preparato una relazione fatta soprattutto di immagini. Io capisco che potrei sembrare fuori contesto, però vi assicuro che le neuroscienze hanno lavorato moltissimo su capire quali aree del cervello, quali connessioni, quali ormoni, che cosa entra in campo quando parliamo di attenzione, amore, ma anche di sesso, e non sempre l'amore è disgiunto, il sesso è aggiunto all'amore, no, e di attaccamento, come pronunciano meglio i nostri psicologi. Io mi occupo fondamentalmente di studi di neuroscienze collegati all'addiction, quindi a quelle patologie che sono delle dipendenze, in generale anche la dipendenza da sesso lo può essere, però in questo caso lavoro in Florida su queste cose, no, lavoro anche in Italia, ma fondamentalmente partiamo dal considerare questa interazione magica che ci può essere fra due elementi e due menti, diciamo così, che viene interpretata in tanti modi. Quello che noi possiamo fare, che abbiamo fatto, è stato quello di chiederci che cosa succede nel cervello quando due persone si amano, o comunque hanno un'attrazione, o comunque hanno dei rapporti sessuali che non necessariamente sono collegati, come vi dicevo, all'amore. Vi cito Kurzweil, che dice: quando i computer impareranno ad amare, probabilmente saremo entrati in un'era molto importante, perché è questo che distingue un computer, anche se molto potenti e molto attenti ormai con l'intelligenza artificiale a questi temi, quello che si può fare, si può vedere all'interno di un computer. Ma l'amore dobbiamo guardarlo all'interno del cervello, e quindi vi farò fare un viaggio molto veloce, chiaramente è assolutamente superficiale, no? Ma non è solo feeling, è anche neuroni, nel senso che vedrete come nel momento in cui noi ci innamoriamo di una persona o una persona ci lascia, questi neuroni danno segno di sé e noi li possiamo vedere con una serie di dosaggi anche ormonali, che sono appunto dei dosaggi che noi facciamo su alcuni importanti ormoni, che sono in questo caso rappresentati dalla dopamina, l'ormone del piacere, dalla serotonina e da altri ormoni di cui vi farò vedere, perché sappiate che noi abbiamo all'interno del nostro cervello un sistema cosiddetto emozionale, molto complesso, io adesso non ve lo spiego più di tanto, ma è la parte più antica del nostro cervello, è la parte che permette la sopravvivenza della specie, è la parte che è collegata alla soddisfazione e al reward, come si dice, cioè a quello che è il piacere. È una parte estremamente complessa. Il nucleo centrale di tutto questo ha un nome latino, si chiama nucleo accumbens, è quello dove c'è il repository della dopamina, che è l'ormone del piacere. Ma vi do anche un altro tipo di notizia: tutto ciò che passa dal nucleo accumbens, quindi tutto ciò che ci fa piacere e che ci fa in qualche modo, ci dà soddisfazione, viene messo all'interno di questa struttura che è molto vicino al nucleo accumbens, sempre all'interno, che è l'ippocampo. L'ippocampo è, dalla sua forma, perché ricorda un cavalluccio marino, no, è la sede dove noi memorizziamo tutte le nostre emozioni e le nostre sensazioni.
Questo è importante saperlo perché quando abbiamo cominciato i primi studi, vedete, questi sono studi radiografici più che altro, no? Qui addirittura qualcuno si è cimentato nel vedere che cosa succede al cuore eccitato di una donna quando viene baciata, no? Sì, siamo andati avanti poi con delle tecnologie molto sofisticate, la risonanza magnetica ad alto campo, sopra i 3 Tesla, che permette di vedere da questa immagine, vedete, questa è l'attaccamento di una mamma a un bambino, quello che succede nel cervello di questa mamma e di questo bambino, quali sono le aree che si accendono. Che cosa vuol dire quando vedete queste aree che si accendono? Vuol dire che in quelle aree scorre più sangue, quindi c'è più ossigeno, quindi la risonanza riesce a vedere e a colorare in base alla quantità di ossigeno, alla quantità di sangue, quanto è impegnata quell'area. È molto interessante questo perché voi capite che nell'amore, tanto più c'è amore, tanto più c'è sangue al cervello per trasformarlo in una cosa che possiamo capire senza essere neuroscienziati. È chiaro però che con le risonanze, per esempio, abbiamo potuto vedere che c'è una diversità fra quello che può essere l'amore romantico e l'amore romantico, quindi fra due esseri adulti, diciamo, e l'amore materno, perché si accendono aree diverse, senza star qui a identificare le singole aree, ma vedete che sono anche estremamente meno intense, per esempio, alcune aree, e sono molto più diffuse in certe zone. Quindi riusciamo a distinguere anche quel tipo di amore che ci può essere attraverso queste risonanze. Poi siamo entrati addirittura a studiare le connessioni che ci sono, si chiama connectoma, tra le diverse aree. Noi siamo fatti di sostanza grigia che sta all'esterno e sono i neuroni, e poi tutta una serie di connessioni che mettono in varia associazione le varie aree e che poi le possiamo rappresentare così. Abbiamo dei software estremamente sofisticati che poi puliscono i disturbi che possono essere quelli dovuti al fatto che non si vede bene, diciamo, no? E riusciamo a comprendere se un'area, per esempio quella dell'aggressività, per dirne una, è ben collegata con l'area del controllo del comportamento volontario, che è il prefrontale. Quindi se vediamo che queste connessioni mancano, possiamo anche prevedere se quella persona svilupperà, per esempio, violenza sulla donna. È un esame che si fa nei ricchi matrimoni americani sui mariti che si devono sottostare per contratto alle risonanze magnetiche funzionali per vedere se c'è una predisposizione a fare poi violenza sulla donna o cose di questo genere qui. Le immagini che noi ricaviamo sono queste, sono molto artistiche se volete, no? Qui sono tutti fasci che poi hanno delle numerazioni e delle sigle che servono per capire quanto sono presenti, quanto sono efficaci e la connettività funzionale è quella che viene definita, no? Poi da lì ci facciamo anche con degli ingegneri una serie di calcoli. Perché? Perché ognuno di noi è un essere individuale e a parte per quanto riguarda la connessione fra le varie aree. Ognuno di noi ha le proprie connessioni, chiaramente c'è uno schema generale, ma poi ognuno di noi con l'esperienza, con le varie traumi che possiamo avere, ma anche le cose felici che possiamo provare, la neuroplasticità porta ad avere appunto delle connessioni particolari. È una specie di fingerprinting, cioè io attraverso lo studio delle connessioni posso identificare quella persona, identificarla nel tempo, no? La cosa interessante poi che ci ha spinti anche a decodificare quelle che possono essere le emozioni, quindi adesso abbiamo praticamente delle macchine in grado di capire quali aree, vedete, queste nel momento in cui sei felice, sei triste o sei arrabbiato o disgustato, e si colorano in modo diverso in base al tipo di reazione che uno ha. È un esame che è dinamico, nel senso che mettendo la persona sotto queste cose si riesce a vedere, facendogli vedere i cosiddetti paradigmi, cioè gli si fanno vedere per esempio delle foto così, oppure delle foto neutre, oppure delle foto di violenza, no? Come lui reagisce, e ognuno ha la sua reazione, e su questo gli psicologi poi ci possono fare tutti i training di psicologia comportamentale molto mirati in base a quello che è effettivamente la reazione addirittura neurologica che c'è, no? Scusate se uso termini semplicistici, poi dobbiamo tornare comunque alle cose romantiche, se volete, no, non ce le dimentichiamo, ma quello che facciamo di solito noi è quello di associare comunque il cervello al cuore, perché in realtà la volontà di fare le cose per bene, no, parte dal cervello, no, ed è il cuore che porta il cervello che porta il cuore, decidete voi, e poi non è detto che vadano sempre d'accordo. C'è una cosa interessante
ed è che cosa succede quando uno si innamora all'interno del cervello. È stato studiato da questo studio, da questo autore, no, quello che si vede, per esempio, dice che questo è stato il primo studio che ha empiricamente fatto vedere come l'amore trasforma l'architettura cerebrale, quindi c'è un'azione di modulazione che si trasforma l'architettura, si chiama neuroplastica, no? E quello che succede, ve lo faccio vedere in sintesi perché la questione in realtà è molto più complessa, aumentano queste regioni quando una persona è praticamente innamorata, no? Aumenta l'omogeneità regionale che sta in questo senso qui, è la corteccia cingolata dorsolaterale anteriore, che è questa, no? Aumenta la connettività funzionale, quindi aumentano tutte quelle connessioni tra le aree, ma guardate cosa succede se una persona viene lasciata nel momento in cui c'è la fine di una storia romantica. C'è un decremento di quello che è la funzionalità connettivale e tutta una serie di altre cose che riguardano soprattutto il nucleo caudato, eccetera. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'amore, come anche la delusione amorosa, riesce a modificare in positivo o in negativo il cervello. E c'è, spero che non siano le proteste per la mia relazione, no. E abbiamo fatto anche poi degli altri per vedere, per esempio, se ci sono dei riscontri, se una storia è finita, vedete qui ci sono queste macchie giallo-verdi, rispetto a una storia che invece sta ancora in amore, o rispetto a un single dove non c'è innamoramento. Quindi la risonanza magnetica è in grado di dare e vedere le differenze, le mogli e i mariti saranno estremamente contenti di questo, no? Se sei innamorato o se non sei innamorato, nel vero senso della parola. E ci sono varie fasi dell'amore, no? E ci sono varie strutture che si accendono. Guardate, questa è la fase romantica, quella dell'early stage, cioè dell'inizio della storia, no? E si accende questa che si chiama area ventrale tegmentale, no? È al centro sempre del cervello. Quando si accende quella lampadina lì, vuol dire c'è una storia d'amore che sta iniziando e io sono veramente coinvolto. Quando diventa passione, quindi ci entra anche l'aspetto sessuale, si accende un'altra struttura che è il caudato, che è questa, e questa è associata con la passione. E, non voglio ridurre l'amore solo a delle fotografie di neuroimaging, no? Ogni tanto ci permettiamo anche qualche battuta, ma qual è la differenza tra l'uomo e la donna? C'è un mio amico che si occupa di reti, dice semplicemente che la differenza sta che l'uomo è come un Bluetooth, nel momento in cui si allontana dalla fonte che è a cui collegato, ne cerca un'altra per vedere di collegarsi e quindi va avanti così. Mentre la donna è come wifi, una volta che è collegata, quindi dando... vi ringrazio, ma non è scientificamente provato. Però è provato questo, è provato che c'è sicuramente una gray matter, cioè una matrice grigia, che è anche una matrice bianca, che risponde diversamente, vedete, no? Quando c'è di mezzo il sesso, per esempio, no? E l'uomo ha un'area più centralizzata rispetto alla donna, no? E quindi vuol dire che al di là del fatto che c'è un sentimento diverso, il sentimento dipende anche dal fatto che si attivano aree diverse, quindi c'è una diversità neuropsichica, ok? Non me ne volete per questa riduzione, ma dobbiamo anche dire, come abbiamo detto prima, che se il lobo limbico è quello che stava al centro, è quello che dà le emozioni, no, c'è una parte del nostro cervello, e qui è molto importante soprattutto per gli adolescenti e soprattutto in relazione al discorso che facciamo del controllo della violenza sessuale, che si chiama corteccia prefrontale. La corteccia prefrontale, che è poco sviluppata dove? Negli adolescenti, chiamiamoli adolescenti adulti, perché fino a 24-25 anni non è completamente matura. Ecco perché gli adolescenti non hanno il controllo comportamentale. I ragazzi giovani, le ragazze giovani sono meno controllate di uno che ha chiaramente 60 anni. No, ma non perché, sicuramente ha fatto l'esperienza, ma perché? Ma perché questa parte, no, è ancora poco attiva e non riesce a fermare quello che è il drive emotivo, che è quello che dà l'amigdala, che è quella zona particolarmente potente, che è quella che dà le emozioni, la paura, l'ansia, l'aggressività, eccetera.
No, conoscere queste cose vuol dire anche che si va a studiare poi, e noi quello che abbiamo fatto è stato di andare a studiare se c'è un ciclo nella risposta, dice, ma come mai la risposta amorosa e sessuale dà piacere? È diversa da tutte le altre fonti di piacere? Il nostro cervello le interpreta in modo diverso, in realtà no. Il cervello usa il piacere che ci può derivare da vedere una mostra, da fare le parole incrociate, vi sembrerà impossibile, ma poi vi faccio vedere perché, o fare sesso o amare una persona, usa sempre le stesse vie, così pure come per le sostanze stupefacenti, il gambling e queste cose. Le sostanze della gratificazione sono sempre le stesse. Cambiano gli ormoni però, infatti nella fase di attrazione, questa è l'attrazione fatale, no? Entrano degli ormoni che sono la dopamina, la noradrenalina e la serotonina, no? E sono qui rappresentate. Nella fase di attachment, cioè nella fase di attaccamento, quello che fa perdurare la relazione nel tempo, quello che è più importante è l'ossitocina, che tra l'altro è un ormone che viene prodotto per esempio particolarmente durante il parto. Provate a pensare a chi ha ingegnerizzato la nostra mente, il nostro organo, i nostri organi, che cosa vuol dire, no? Che cosa ha pensato di fare. Spero di non essere noioso, no? Questo è quello che può succedere velocemente all'interno, dove una scarica di quello che può essere la scarica dopaminergica poi attiva delle scariche serotoninergiche, l'ossitocina, quindi è un mix che è veramente dinamico, sono dei millisecondi. Infatti le emozioni amorose, come le emozioni in generale, si sviluppano in pochi millisecondi e sono tutte reazioni mediate da questi ormoni. Ne ho delle altre cose, questo, ecco, guardate, è la formula molto carina, si possono fare anche dei gioielli, qualcuno l'ha anche fatto, no? Usando queste cose, l'ossitocina è il principale ormone del vero amore. E da qui poi, questo è un articolo comparso su Scientific American, si sono addirittura poi fatti degli studi ancora più interessanti, dove si è messo in relazione con le spettrometrie gli ormoni con le aree del cervello che vengono ad essere attivati, e in base a un mix di ormoni, hanno fatto una specie di mixer, no? Che, come questo poi può modulare il comportamento di tipo amoroso. No. E si è arrivati anche a dire che cosa? Che per esempio bliss, beatitudine, nel momento in cui uno raggiunge lo stato di beatitudine, che è il massimo della condizione amorosa, si accendono delle aree, come vedete, che sono queste, che non si accendono nel momento in cui non c'è questo stato. Ora, ci sono anche degli aspetti negativi collegati a quelli che possono essere il sesso e l'amore. Tutte e due possono dare addiction. Tutto ciò che ci fa godere, che ci fa piacere, può sviluppare addictions. Perché? Perché si forma una particolare sostanza che si chiama delta force B, che è una proteina molto stabile, no? Che nel momento in cui noi godiamo, quindi buttiamo fuori dopamina e ci sentiamo bene, questa sostanza va a prodursi, si accumula, è molto stabile, quindi si accumula. Se continua a fare questa cosa troppe volte, pensate al giocatore compulsivo, pensate anche a chi ha rapporti sessuali molto frequenti, compulsivi anche questi, crea una dipendenza. La dipendenza noi la consideriamo a brain disease, cioè una malattia vera e propria del cervello. Non entro adesso nelle specifiche, ma vi assicuro che c'è tutta una serie di cose che si possono fare sulla sex addiction e sulla love addiction, con tutte le varie forme che ci sono, no? Ci sono cliniche specializzate negli Stati Uniti che trattano queste cose qui, ci sono dei test che si possono anche autosomministrare per capire se c'è o no questa love addiction o sex addiction. E una delle dipendenze più forti che sta venendo fuori, soprattutto negli adolescenti, e che poi gli porta ad una impotenza funzionale, nel senso non riescono ad avere rapporti normali, sessuali, se non attraverso il porno. La pornografia, che ormai è all'interno di qualsiasi cellulare, si può arrivare anche a delle cose estremamente arde, soprattutto violente, no? Ed è possibile, l'abbiamo documentato, vedere che un cervello sano, quando io gli faccio vedere delle foto pornografiche, sì, chiaramente si eccita, no? Ma si eccita in una certa maniera. Vedete questi punti gialli che sono? Guardate quello di chi ha un problema compulsivo. È quattro volte tanto l'eccitazione, e sono cose che sono molto difficili poi da controllare. Vado veloce, vi dico, l'attivazione sessuale è molto simile a quella che si può avere con l'attivazione da cocaina.
Ecco perché la cocaina è molto apprezzata, va a stimolare le stesse aure e dà le stesse tipo di sensazione, diciamo, ecco. Molto più facili. Poi c'è stato qualche, non so, perverso, definiamolo così, che ha detto ma quali sono le aree del piacere? Loro hanno mappato con queste particolari cose che vanno a fare, no? E noi poi siamo andati a vedere se quelle aree corrispondevano, le aree del sesso e le aree dell'amore, avevano delle coincidenze nel cervello e la risposta è sì, ci sono delle conseguenze, delle coincidenze, no? Quando si attiva l'amore si attiva anche l'area sessuale, quando si attiva l'area sessuale si dovrebbe attivare anche l'amore, ma probabilmente qualche prefrontale che dice non la voglio amare, me la voglio solo godere da un punto di vista fisico, scusate il termine, no? Riesce a inibire questa cosa. C'è tutta una teoria, gli psicologi la sanno meglio di me, dei movimenti che parlano di amore senza attachment, cioè senza attaccamento, no? Non so come si faccia perché è un po' difficile, però detto questo hanno fatto tutta una serie di studi su quali sono le stimolazioni sensoriali a livello cerebrale che possono attivare, vedete abbiamo una specifica topografia nel momento in cui vado a stimolare varie aree, il clitoride della vagina, i capezzoli, il pollice, il ditone del piede, no, piuttosto che altre cose, messe in relazione con le dita delle mani, che chiaramente non sono stimoli sessuali, almeno di solito, si va a vedere dove sono le aree che rispondono da questo punto di vista. E un'altra cosa interessante che credo valga la pena è questa nostra figura che avete utilizzato, questa statua, è proprio il classico, quella signora è stata attaccata al toro perché la moglie era gelosa, quindi la gelosia e soprattutto la gelosia romantica, quella collegata proprio all'amore, dove ha inizio e che cosa comporta? Guardate, la gelosia è geneticamente determinata, ce l'abbiamo in tutte le nostre, fin da bambini. Guardate questa foto che è storica, questa io l'ho tagliata, però vicino ce n'è un'altra di persone. Credo che sia, no, la prova provata, qui non c'è risonanza magnetica funzionale, ma mi sembra che questa signora sia assolutamente gelosa rispetto a quello che sta succedendo dall'altra parte. Infatti c'è il cosiddetto evil spot, cioè c'è quel bottone diabolico malefico che in qualche maniera, quando si accende, inibisce l'area che è questa, no? Quella della mediazione, l'area del controllo, e esplode in gelosia. Questo è il cervello sotto happiness, cioè felicità, quando è un amore felice, dove non c'è di mezzo la gelosia. Guardate che cosa succede nello stesso cervello nel momento in cui si applica un cosiddetto paradigma di gelosia. Succede questo. Vedete la differenza? Questo è felice e questo è geloso. Credo che si capisca che si è attivato in forme estremamente importanti. E si è visto, tra l'altro, con una correlazione statistica interessante, che uno più è felice nella sua relazione amorosa e più nel momento in cui arrivano ipotesi di gelosia è geloso, quindi tende a proteggere molto bene, è comprensibile, qui l'abbiamo scientificamente provato, no, però i nostri nonni lo sapevano già, giusto, senza che facessimo le prove. E da lì siamo andati a vedere anche se da qui potevano scaturire i cosiddetti circuiti dell'odio. Sì, ci sono sono questi, vedete, si attivano nel momento in cui finisce una relazione, io odio il mio partner, manifesto delle aree in maniera molto più forte, insanguinate, proprio nel vero senso della parola, no? E guardate che cosa succede, questo ve l'ho messo anche se c'entra poco, però c'entra con una faccenda che è il bullismo nei giovani, no? Se io faccio vedere questa foto, che è una signora che si schiaccia un dito accidentalmente, si accendono queste aree nel cervello di un bullo, ok? Ma se faccio vedere che c'è un altro che schiaccia il piede, si accendono molte di più di aree. Quindi vuol dire che questo, anche in questo caso, è geneticamente determinato ad essere più attivato e attiva le aree del piacere, a vedere la gente soffrire rispetto a vedere soffrire se è un altro che le fa soffrire rispetto al fatto che questo si faccia male accidentalmente. Due parole sull'amore insanguinato, come era questo, no? Questo ne ha fatto di sangue, credo, alla fine di quella corsa del toro, no?
Vi dico semplicemente questo, esistono prove provate che nel cervello normale, questa non è una risonanza ma è una PET, emissione di elettroni, no, si va a vedere quest'area è l'area mediale prefrontale, la corteccia, e vedete quando c'è questo giallo, vuol dire che i neuroni stanno usando il glucosio, che è la benzina del nostro cervello, in maniera appropriata, bruciano energia e quindi io la posso rivedere con questo tipo di colore. Guardate qui manca totalmente. L'amigdala è particolarmente presente, che è l'amigdala, cioè quella che dà l'impulso di aggressività, ma manca, è blu, dovrebbe essere giallo, nel cervello psicopatologico, quello che non controlla i comportamenti aggressivi. E siamo in grado di vederlo, qui si vede ancora meglio, no? E vi dico, non è uno scherzo, gli americani sono andati a vedere anche se esistono dei circuiti cerebrali per lo spirito del Natale. Vi sembrerà impossibile, ma la risposta è sì. Le risposte che abbiamo visto è che le persone che credono nello spirito del Natale hanno delle aree che si attivano contro quelle che vedete qui che non si attivano nel gruppo, e la differenza fra i due gruppi è data da queste aree in particolari. Quindi da qui si è ricostruito poi una cosa ancora più interessante, che sono queste sono le aree di Babbo Natale. Ok? Se voi credete a Babbo Natale, vi si accendono queste aree, o lo spirito del Natale, non proprio del Babbo Natale. Vi dico un'altra cosa che interesserà molto all'avvocato Rienzi, che è questa qua. Guardate, le neuroscienze sono state anche utilizzate dalle grandi fabbriche, io lavorando in Florida le conosco bene, che costruiscono le slot machine, per andare a vedere che cosa, se determinate sequenze, colori, odori, tatto, eccetera, muovono più o meno aree di tipo emozionale. E anche nel cinema, i moderni cinema, questa era tutta la cosa che è stata fatta per Avatar, no, che cosa fanno? Usano dei movie che mettono qui, io forse ce l'ho anche da farvi vedere in tempo reale, sì, è questo qua, no, vediamo se funziona, sì, ecco, funziona così, vengono fatte vedere, queste sono due, una persona che è sotto risonanza magnetica funzionale, questo è alcuni provini, adesso c'è anche l'audio ma non l'ho messo, no, in cui fanno, se voi vedete qui, vedete che si modifica in tempo reale, qui e là, no, in particolare lo vedete qua, in questo modo chi deve fare il montaggio misura quali sono le cose più emozionali, le immagini, le sequenze più emozionali, e quindi la selezione viene fatta anche con dei test di questo tipo qua. Siamo al neuromarketing spinto, ok? E si può andare anche oltre. In conclusione, spero di addolcirvi un po' con questo, ci sono anche delle state studiate le conseguenze dell'arte, e credo che in questa sede sia appropriato dirvi questo, no, sul cervello, in particolare sulla produzione in proprio di arte, sulla la valutazione cognitiva, cioè il fatto di vedere e commentare l'arte, sono due. È stato fatto uno studio molto fatto bene, no, dividendo due gruppi randomizzati addirittura, in cui alcuni sono stati fatti per 10 settimane, portati a queste scuole di arte, e altri per i musei. Poi siamo andati a vedere le differenze a livello cerebrale. E le differenze ci sono, nel senso che quello che si vede, ve la faccio corta, è che l'arte aiuta sicuramente a migliorare, è antistress, migliora la motivazione, migliora la capacità di controllo dei comportamenti e fa diminuire l'ansia. Questo è quello che ne viene fuori. Ma non solo, si crea comunque una neuroplasticità, quindi il cervello si modifica anche in questo caso. Quello studio è un po' più difficile da spiegare, ma fondamentalmente sta in questi termini qua. Vado a concludere dicendo, allora noi abbiamo visto che nel cervello fisiologicamente la questione amore, sesso e attachment stanno insieme, cioè vuol dire normalmente, fisiologicamente è così che funzionano le cose. Dopo uno può essere più sex, meno love, niente attachment, queste sono tutte cose che stanno nel contesto culturale e sociale che si può trovare, però fondamentalmente è anche religioso molto spesso, no. Certo che quello che ne viene fuori, oltre a queste tre cose che possono essere da neurobiologisti come me, è che in un rapporto di coppia quello che funziona da un punto di vista scientifico e che fa durare questo rapporto è il rispetto,
la mutual care, cioè il prendersi cura l'uno dell'altro e la complicità. Queste sono le tre fondamentali, poi ce ne possiamo mettere altre tante, come la novelty, il fatto di andare a rinnovare sempre le cose in cui crediamo. Vi do questa cosa, io non ci credo che le parole crociate sono meglio del sesso, è uno studio che è stato fatto di colleghi inglesi, hanno detto che queste donne provavano più piacere probabilmente a fare le parole crociate che non a fare sesso. Io mi chiedo se forse bisognava far fare qualche test anche ai mariti, no? E ora Cupido, cominciamo con le donne, sì, ma io sono per la parità su questa cosa. Cupido, dopo questa mia reazione, credo che resti molto perplesso e anche confuso, no? Però quello che io vi voglio lasciare, ma no, non sono chiaramente un esperto d'arte, anche se qualche dote artistica forse ce l'ho, è che la fantasia e tutto ciò che ci fa ricorrere e ci fa portare, poi io vengo da città, sono nato a Verona, quindi pensate quello che posso aver vissuto anche in giovane età, ma vi lascio con questo slogan, che l'amore continua per tutta la vita e anche oltre. Grazie. Restiamo in campo scientifico perché parla il dottor Antonio Ferrara, che è presidente dell'Istituto di Gestalt e Analisi Transazionale. E indovinate di che parla? Parliamo d'amore. Parlare di amore è il titolo che abbiamo dato l'altro ieri, più o meno 3-4 giorni fa, non avendo io nessuna chiarezza su cosa si sarebbe fatto oggi. Ok, meglio così. E ovviamente gli stimoli che ho ricevuto sono tantissimi e mi piacerebbe rispondere a molti di questi. Non ho preparato una relazione formale, cioè organizzata, e mi sono dato il compito di guardare un po' all'amore in termini di eros, innamoramento, amore pieno e amore altruistico, perché è un punto fondante, o quello che si chiama la compassione. Si sente laggiù? Sì, perché sento un eco. Ma d'altra parte c'è questo tema della violenza che oggi è molto, dico tra virgolette, di moda, perché quando certi fenomeni che esistono da sempre diventano particolarmente messi in mostra, se ne parla tutti i giorni, si mostrano scene di violenza, commentari di ogni tipo, tutto questo non guarisce, tutto questo aumenta il fenomeno, per fenomeni molto arcaici di emulazione, imitazione, che riguarda soprattutto poi i giovani e i giovanissimi. E poi vedere la donna come oggetto di violenza e basta, anche questo è abbastanza limitante. È vero, c'è una violenza maschile che è storica, è da sempre. Il patriarcale, ripetiamo questa caratteristica. Ma voler differenziare, a parte delle caratteristiche che effettivamente sono differenti, le responsabilità allora è un po' diverso. Dal punto di vista dello psicoterapeuta, di chi insegna psicoterapia e di chi sperimenta un tipo di terapia che non è soltanto teorica ma anche lavora sul campo effettivamente e che si fonda su valori umani profondi, valori umani di potere psicologico e potere umano che ha ogni essere umano. Partiamo dalla premessa nella Gestalt, per esempio, che ogni essere umano ha lo stesso valore di altri esseri umani. Raccontavo ieri a Rosalba, che ringrazio per l'invito, che con i killer, i prigionieri, con i quasi una o due volte l'anno, a Portovelo, in Amazzonia del nord del Brasile, anche con loro è possibile recuperare il loro valore.
e la mia presentazione con loro fu: io e voi abbiamo lo stesso valore. E bla e bla e bla. Se una terapia si basa su principi di questo tipo, è molto diverso l'approccio al problema psicologico. La patologia aiuta a inquadrare qualcosa, ma non a effettuare cambiamenti. Il cambiamento effettivo viene da una trasformazione della persona. È ovvio tutto quello che ha detto il professore, che rispetto tantissimo, è una dimensione scientifica di tanti fenomeni che viviamo quotidianamente senza neanche rendercene conto. Ma cosa fa il terapeuta? Beh, Eric Berne, che fu il fondatore, pronto? Alla quale faccio riferimento, parlò di giochi psicologici. A che gioco giochiamo? È un libro molto famoso che è stato un bestseller per molti anni. E a cosa guarda? Guarda soprattutto a come delle comunicazioni che sembrano partire in maniera normale possono finire drammaticamente. Io ti ammazzo e vado in prigione, tu muori e vai al Camposanto. Si chiama un gioco di terzo grado, che nasce da una, come si dice, da un accumulo di negatività non proclamate, non dichiarate, e che a un certo punto, con un colpo di scena, come in teatro, si manifestano. Molte opere teatrali si basano sul colpo di scena. Che cos'è il colpo di scena, quindi? È un quid che non è sconosciuto alle persone, ma che tengono inconscio e che a un certo punto, con l'accumulo, esplode. Ora, l'uomo che esplode nella violenza e ammazza, ovviamente è da punire, è da togliere dalla circolazione per un tempo e bla e bla. Ma contemporaneamente lo psicologo, lo psicoterapeuta o chi vuole veramente il cambiamento incomincia a interrogarsi: cosa sta succedendo in questa coppia? Qualcuno prima parlava di prevenzione, e questo è molto importante, certo. C'è una forma di educazione a stare in coppia, per esempio? Esagero, però alcuni lo stanno pensando. E cosa fa quella donna perché quell'uomo diventi così agguerrito? Non è giustificato, ripeto, ma io, come persona che cura e curo anche i killer, ho bisogno di sapere qual è la corresponsabilità. Perché dove si arriva alla fine non è prevedibile. Prego. Sì, va bene, disturbi in pace. Eh? È importante? Ah, ma io ho incominciato adesso, se volete finisco subito, però mi dispiace. Volete che continui o mi fermo? Sto arrivando a una conclusione. Allora, stavo per dire che questo tema riguarda la relazione e riguarda una diseducazione che è collettiva oggi. Generazioni che non hanno integrato delle parti genitoriali guida e che si autocreano un genitore interno, si chiamerebbe una incorporazione, che diventa parte di se stessi. E in generale questa parte è una parte infantile, una parte bambina. Il bambino, di fronte alla ingiustizia, alla frustrazione, non pensa, agisce e uccide, anche se non riesce a farlo, ma con il suo desiderio. Un bambino trattenuto da un genitore comincia a dare calci, pugni, urla e non pensa se fa male o non fa male. Dice: ma come te la inventi sta storia? Non l'ho inventata io, viene da Freud, viene da Eric Berne, il quale divide la personalità in tre parti: c'è un genitore, c'è un adulto e c'è un bambino. E il bambino è esattamente il bambino che noi siamo stati. Il genitore è il padre, la madre, la cultura che abbiamo incorporato e che è diventata parte di noi.
i figli della nostra generazione sono diversi dai figli delle generazioni di mio padre. Oggi è molto più volatile la, come dire, la guida che i ragazzi hanno. E oggi non è vero che la maturità, sì, storicamente era così, arrivava verso i 24 anni. Oggi a 40 anni sono ancora in casa con papà e mamma. Quindi la capacità adulta di governare le proprie vite è diventata molto complicata. E questo è per l'uomo e per la donna. Quindi l'uomo agirà con la violenza, la donna agirà nelle maniere più femminili, ma che non sono meno svalutanti però. Non sono paragonabili alla violenza, ma c'è una svalutazione provocatoria che dipende da una ignoranza di che cos'è amare davvero. Perché se parliamo di innamoramento, bene, là siamo nella passione, l'eros si sviluppa, le dopamine eccetera eccetera vanno alle stelle, ma non sono loro che vanno da sole, c'è una mente che è al di là del cervello che provoca tutto ciò. C'è un livello affettivo sottile che provoca tutto ciò e quello non è catalogabile. Ma l'innamoramento dura un tempo. E quando finisce l'innamoramento che succede? Siamo capaci di trovare un amore maturo? In molti casi oggi si rompono le relazioni. In altri casi più difficili, com'è che continua la relazione? Quando le persone cominciano veramente a collaborare, a intendersi e soprattutto ad accettare il limite dell'altro. L'eros non è solo l'eros sessuale. L'eros sessuale, diciamo che è un culmine che cresce con l'età, ma che poi tende a calare, ma c'è un eros che è implicito nel bambino naturale, nel bambino che viene dal cosiddetto cervello rettiliano, arcaico, è quel bambino che porta tutte le sensazioni, tutto il mondo dei sensi, che gli permette di vivere vivamente la propria esistenza, con l'entusiasmo, con l'interesse, con le sensazioni fisiche, erotiche, ma in senso ampio, è tutto il corpo del bambino piccolo che è erotizzato. Il suo movimento è flessibile, fluisce con le cose. Noi siamo ormai delle marionette dopo un certo tempo. Dico noi, tutti gli esseri umani. Perché si adattano a certi modelli precostituiti e quei modelli, che si chiamano copioni di vita, diventano dei modelli stabili e li portiamo avanti per tutta la vita. Ma dov'è tutto il nostro potenziale? Lo perdiamo nelle varie patologie, nei vari limiti, nelle varie carriere. La scuola ci insegna a diventare bravi a che? A trovare un buon lavoro, a diventare intelligenti per una cultura dell'intelligenza, che non significa essere veramente intelligente, e i bambini perdono la loro naturalezza. Imparano libri e libri e libri dei quali capiscono molto poco. Allora suggerisce il tempo? Bene. Ok, e allora mi fermo qui. Grazie. Allora, ringraziandovi, era molto bello durante l'intervento di Serpelloni che mentre parlava della mente si è chinato a cambiare immagine e la scritta è uscita, che è una cosa meravigliosa per dare il senso a quello di cui dobbiamo parlare. Grazie a voi, grazie all'Avvocato Rienzi, grazie al Museo Archeologico Nazionale. Breve, via. Walter Benjamin deve essere il punto di partenza, perché? Perché è importante parlarne in questo momento, probabilmente perché lui è stato definito l'indesiderabile d'Europa. Sapete che Benjamin ha cercato di andare via dalla Francia andando in Spagna, peraltro, attraversando i Pirenei a piedi, gli è stato negato il passaggio e poi si suicida, appunto, quindi è interessante parlarne in questo momento. E parte da lì perché probabilmente sull'idea della riproduzione c'è grande confusione, probabilmente un tema irrisolto dall'epoca moderna, da quando si comincia a creare qualcosa che deve restituire la forma dell'arte, qui da Napoleone in poi. E Benjamin nel suo saggio, che tutti spero conosciamo, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica,
pone questo problema, un problema antichissimo, il problema dell'ata, che è sanscrito, il latino inc et nunc, insomma qui e ora. Negli stessi anni Wittgenstein dice che l'uomo eterno è quello che vive nel presente, quindi la consapevolezza che l'arte ha un'aura imprescindibile, che è data dal contatto immediato con l'opera, che è unica. Nel momento in cui arriva la massificazione, all'epoca massificazione politica e sociale, l'arte diventa qualcosa di diverso. Benjamin dirà che le due tipologie di totalitarismo, l'una estetizza il sociale e la politica e l'altra invece cerca di politicizzare e socializzare l'arte e quindi la rende qualcosa di possibile a tutti. In questo momento l'arte non è più tale. La tecnica è quella dell'evoluzione industriale, quindi la fotografia e soprattutto il cinema. E in quel momento preciso, negli anni 30, comincia il grande cinema e cominciano citazioni come quella di Abel Gance. Abel Gance dice che il cinema è quel mezzo per il quale Shakespeare e tutti i grandi autori e le religioni avranno una resurrezione attraverso la riproducibilità, cioè potranno essere risorti, andare oltre la loro morte fisica. Per Benjamin questo non può succedere e non può succedere per molti di loro, perché il momento in cui l'arte diventa qualcosa di riproducibile non è più arte, è immagine. E il problema è proprio questo. Cos'è l'immagine tecnica e cos'è l'immagine virtuale? Virtuale viene da virtù, viene da qualcosa che è riferimento aristotelico, ovvero un'immagine virtuale è un'immagine che può essere in potenza e non in atto, visibile solo dall'occhio a livello visivo vero e proprio. L'immagine reale è riproducibile, l'immagine virtuale a livello proprio di luce è solo visibile dall'occhio. In un momento in cui forse il totalitarismo non è altro che la comunicazione social, quella di massa, quella che abbiamo tutti, non ci rendiamo conto che il toccare la mente attraverso l'immaginazione che ci dà il virtuale è qualcosa di molto pericoloso, ma di molto affascinante. Quando vediamo persone che sono solo sui social network o solamente guardano attraverso altri mezzi, vuol dire che c'è un procedimento mentale enorme. Siamo andati avanti e non ce ne siamo accorti. Non si è più sulla tecnica, ma si è sul virtuale, quindi su qualcosa di diverso. L'opera di Rémy non è solo una divulgazione dell'arte, ma un'opera d'arte a sé. È qualcosa che provoca qualcosa di diverso. E questa immagine è di fatto infotografabile, irriproducibile, perché il dialogo che ha l'essere di fronte a questa immagine è qualcosa che può averla solamente a livello tattile, ma mentale. Andiamo quindi oltre. Creare arte attraverso questi mezzi e creare un nuovo tipologia di arte e probabilmente rispondere a quella domanda che c'è almeno dal 36, dal problema della riproducibilità tecnica, ovvero se i mezzi nuovi e la possibilità di diffondere siano o no qualcosa di giusto o siano semplicemente il togliere l'aura. Siamo in un momento di divaricazione. E probabilmente, non voglio dire che questo è il modo giusto di andare avanti, perché anche l'altro, le immagini che vedete sono delle immagini di arte, quindi avete un'immagine reale, ma è comunque qualcosa di diverso, ancora totalmente da costruire, ancora totalmente da studiare. Siamo ancora in fondo società moderna, ma pian piano con incontri come questo possiamo cominciare a trattare cos'è davvero il virtuale. Sono stato molto breve, ritengo, no? Quindi ho appena sospeso. Grazie a tutti. No, ho finito. La parola a Samira Lui, Miss Italia in carica, il peso della bellezza. Ne so qualcosa io, però insomma, per lei sarà diverso. Grazie, buongiorno a tutti. Sono arrivata terza Miss Italia, non mi... Grazie. Dunque, io sarò breve, ho scritto due righe per esprimere il mio pensiero riguardo la bellezza nella società violenta in cui ci troviamo. Allora, apro l'intervento riportando alcune parole della Patrizia Merigliani, che è l'organizzatrice del concorso a cui ho partecipato, che dice: basta con la violenza e con la superficialità che circondano la bellezza e la stessa nostra manifestazione. Miss Italia viene spesso criticata senza alcuna ragione, talvolta punita, senza processo. Chi attacca la bellezza è ipocrita. È un elemento che ricerchiamo tutti. Il desiderio di piacere non è un peccato, non è una vergogna, ma un diritto di ogni essere umano. Spesso sono proprio le donne a disprezzare questo diritto.
La bellezza in una società violenta è diventata un peso, viene usata, stravolta e sopraffatta, invece di rappresentare come dovrebbe una risorsa. Ne fanno le spese tante donne, purtroppo, ed è mortificante che il concorso della bellezza e della gentilezza sia costretto ad eleggere le sue Miss Coraggio, Rosaria Aprea, che è la Miss con la cicatrice di 27 cm sull'addome, Pina Siracusa ad esempio, violentata da un gruppo di giovani e poi emarginata dal paese per averli denunciati. Jessica Notaro, la Miss con il viso ustionato e l'occhio bendato. Per questo il concorso si schiera in ogni occasione con chi difende le donne, contro il femminicidio, contro ogni violenza, in un'iniziativa con Equilibra, con Codagons, contro lo stalking, in tutte le manifestazioni in cui si protesta contro i soprusi di cui siamo vittime. Io fortunatamente non ho mai avuto episodi né di violenze psicologiche né di violenze fisiche, fortunatamente. Ammetto però di trovarmi in situazioni in cui il timore di essere guardata con uno sguardo malizioso, malevolo, insomma, mi assale. E questo mi ricorda che la nostra società riesce a essere anche molto violenta. Però mi piacerebbe appunto potermi muovere libera da questi pensieri e vivere in una società rispettosa e non aggressiva. Grazie. Al Museo Archeologico di Napoli ci sono alcune stanze segrete che ci ricordano quello che noi siamo stati. Siamo uomini e abbiamo una forte attrazione sessuale per altre persone, uomini o donne. Quindi prima di tutto non c'è una differenza, una valutazione morale tra uomini e uomini, uomini e donne, che oggi siamo tornati a confermare sul piano dei diritti, quindi il mondo pagano era più avanti del nostro. Il mondo cristiano improvvisamente ha creato una serie di turbamenti, il senso del peccato, la valutazione negativa dell'omosessualità, tutto per la generazione, cioè perché si possa generare qualcuno e non perché si possa godere. E quindi ha stabilito che c'è il peccato comunque, in qualunque atto sessuale. Nel mondo pagano, e vediamo quello che a Pompei era la norma quotidiana, il sesso è come il mangiare, è come il vivere nella felicità dei sensi. E credo che questo ci voglia indicare questa mostra. Dopo il Giubileo a Roma, noi avremo una mostra che, tra gli oggetti che vengono dalle stanze segrete di Pompei nel Museo Archeologico di Napoli, e una ricostruzione virtuale, d'altra parte il sesso è virtuale. Nella attività sessuale c'è una componente di immaginazione formidabile, non occorre avere davanti la persona, basta immaginarla o averne una finzione, e in questo caso la finzione 3D te la rende fisica, fisica all'apparenza, agli occhi, e sono gli occhi il veicolo fondamentale del sesso e del piacere, dell'istinto e del desiderio. E quindi credo che sia una mostra che fa riflettere non sulla differenza fra i valori del mondo pagano e quelli del mondo cristiano, ma sul fatto che noi siamo andati indietro in una specie di zona oscura della storia per tanto tempo e oggi rivediamo la luce. Dobbiamo riconoscere che il mondo romano, il mondo greco prima di quello romano, avevano capito cosa è il sesso e come la sua natura oscura non sia legata al peccato, ma qualcosa che è dentro di noi così profonda che riaffiora. E davanti a noi abbiamo queste immagini, questi simboli, questi oggetti, questi riferimenti fallici, questo incrocio di attrazioni, spesso omosessuali, che però sono lontanissime da ogni giudizio morale e da ogni senso del peccato. Quindi ci liberiamo del peccato attraverso una mostra sul erotismo del mondo antico, che è in realtà una prospettiva per il mondo moderno e per il futuro, nella realtà e nella finzione, nella visione degli oggetti e nella loro riproduzione virtuale, in maniera tale che noi possiamo tornare a una sessualità semplice, pura e vera.
Volevo solo dire che questa iniziativa rientra in un discorso più generale, Simone Ferrari lo sa, per cui noi vogliamo portare i cittadini dentro i musei in un modo diverso e aprire i musei alla società civile. Si dice sempre questa cosa della società civile, ma non si fa mai. Invece noi l'abbiamo fatto. Allora abbiamo fatto un accordo col Museo d'Arte Moderna di Roma, che ha avuto ieri la prima iniziativa, la prima domenica del mese, quando si entra gratuitamente. Noi abbiamo un avvocato del Codacons lì che fa consulenza gratuita ai cittadini su tutti quelli che sono i loro bisogni. Questa è un'iniziativa che è abbastanza eccezionale, come eccezionale quella del Museo Archeologico di Napoli, che ci auguriamo che si apra una simile iniziativa. Ripeto, domani noi abbiamo occasione di parlare col Ministro e cercheremo di ampliare questo discorso, anche tenendo presente che ci sono più di 1000, credo, musei comunali che sono senza soldi, sottopagati e altro. Quindi questa delle opere virtuali, e mi fa piacere che sia la Confindustria, perché noi ci aspettiamo che stimoli le aziende. Già abbiamo detto Monte dei Paschi l'ha fatto e ha fatto 15 opere da portare in giro. Terna ha fatto un'opera in particolare per poterla restaurare e così via, perché anche l'industria, le aziende devono dare il loro contributo, perché è inutile continuare a fare i bilanci di sostenibilità che poi nessuno legge, che sono complicatissimi, tant'è vero che noi stiamo facendo la lettera agli azionisti, che è una cosa molto interessante per far capire alla gente quello che fa di socialmente utile un'azienda. Ecco, queste sono cose che possono costare anche pochissimo volendo, ma che danno una grande immagine e danno un grande stimolo, perché se uno porta un'opera da restaurare in giro per, che ne so, in tutte le filiali del Monte dei Paschi d'Italia, significa che quelle migliaia di persone che in 6 mesi entrano in quella filiale vedranno che c'è un problema delle aree terremotate, c'è un problema di opere d'arte, c'è una possibilità di restaurare, c'è una possibilità, un futuro, che l'arte ha un futuro anche su iniziativa del cittadino e delle aziende naturalmente. Quindi questo è l'augurio che io faccio e andiamo avanti. Ci vediamo tutti a novembre allo stadio di Domiziano per l'inaugurazione di questa bellissima mostra. Grazie a tutti e buon buffet.